26 pronipoti ad augurare buon compleanno al loro super nonno Fausto Girardi, che festeggia il traguardo del secolo di vita. I 100 anni li ha compiuti il 4 aprile in pieno lockdown. Nessuno allora aveva avuto la possibilità di fargli gli auguri di persona e così la festa è stata posticipata per poter avere intorno la figlia, i 4 nipoti e tutti i familiari. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Fausto, tanti auguri a te. Una forza di volontà da fare invidia, quella stessa forza che gli ha permesso di sopravvivere durante la lunga prigionia in Algeria durante la Seconda Guerra Mondiale. Del 10 marzo del 40, sono ancora il 29 settembre del 45. Di quegli anni, soprattutto il ricordo della fame sofferta. Misura era, non era due mesi qui perché sei giovane. Qui era la sua. E quando c'era qualche volta qualcosa di novità, si dispensava con una roba così, un gavettino, chiamavamo in alluminio, lo stringevamo che stava dentro l'acqua. Poi la liberazione e una nuova vita da costruire, l'incontro con quella che diventerà sua moglie, il lavoro come operaio in una vetreria, la gioia per la nascita dei due figli che lo hanno reso nonno per 4 volte, ma anche il dolore per la perdita del primogenito e 12 anni fa della moglie. Fausto, nonostante le sofferenze, ha saputo andare avanti e anche oggi, a 100 anni, continua a vivere da solo. Si fa la pasta, si fa tutto lui da solo, si lava i piatti, fa tutto. Il suo modo di essere è diventato un punto di riferimento per i più giovani. Carattere forte, comunque dà forza anche agli altri. Infatti tanti giovani lo cercano. Ama leggere, fare i cruciverba. Fino a marzo guidava l'auto, poi durante il lockdown la patente gli è scaduta e ha deciso di non rinnovarla. I 100 anni non c'è più il cervello del 40 o del 50, è diverso. Non c'è pronto per i flessi. E sul futuro ha le idee ben chiare. Mi sento bene. Benissimo, e panaggi 10 anni. Non mi fermo adesso.